Vediamo come Carlo organizza il Sacro Romano Impero. Per poterlo governare e amministrare, lo suddivide in unità territoriali più piccole. Una di queste unità territoriali è la Contea. Si tratta di un territorio interno in cui il conte esercita poteri civili e militari. Poi esiste, viene fondata la Marca. La Marca è un territorio più esterno, un territorio di confine, quindi potenzialmente più difficile da gestire perché è esposto a continui attacchi da parte dei nemici. Il Marchese qui esercita soprattutto poteri militari. Conti e Marchesi sono legati da un giuramento di fedeltà nei confronti di Carlo, che controlla direttamente il loro operato attraverso dei funzionari chiamati missi dominici. Missi dominici significa inviati dal Signore, che rendono direttamente conto a Carlo, all'imperatore, rispetto a come conti e marchesi amministrano i feudi, rispetto alla loro fedeltà nei confronti dell'imperatore, e prendono nota delle lamentele della popolazione su come questi signori gestiscono il loro potere. Conti e marchesi dunque sono vassalli dell'imperatore. La parola vassallo deriva dal latino vassus, che significa servo. Quindi, come abbiamo visto, già combattono per lui, gli giurano fedeltà e in cambio ottengono benefici e in particolare il possesso di un territorio, il feudo. Nei territori che ricevono dall'imperatore, i vassalli amministrano la giustizia, riscuotono le tasse per conto del re, dell'imperatore, ma ne trattengono una parte per sé. E per questo si può dire che l'impero carolingio è di fatto composto da tante unità territoriali, da tanti poteri locali autonomi. Ed è solo l'autorità, il prestigio, il potere di Carlo che garantiscono l'unità dell'impero. Il re, attraverso una cerimonia ufficiale, consegna nelle mani del vassallo il simbolo del potere, il simbolo del potere che gli viene affidato, che può essere un vessillo o addirittura un altro simbolo, per esempio come una zolla di terra.